siamo messi nella direzione giusta per uscire dal porto. E in occasione della festa del brodetto non poteva mancare l'appuntamento consueto con il brodetto Bot. Che cosa abbiamo scoperto stamattina? Abbiamo guardato due realtà che ci sono qui nella pesca a Fano: la pesca delle vongole, che a un certo momento dal punto di vista economico è una delle pesche più importanti che noi abbiamo a Fano, ci sono oltre 40 imbarcazioni che operano, quindi dal punto di vista economico è sicuramente la forma di pesca più redditizia che ci possa essere per la zona di Fano. Dopodiché noi abbiamo la pesca, l'allevamento delle cozze o dei mitili, che c'è un impianto che da tanti anni opera qui tra Fano e Pesaro, che allevano i mitili, quindi siamo andati a vedere questo tipo di impianto cercando di spiegare le problematiche che ci sono. Quanti allevamenti ci sono in tutta Italia? In tutta Italia, soltanto in Adriatico, sono oltre 50, quindi ce ne sono, abbiamo una produzione praticamente di 40-50 mila tonnellate di cozze all'anno. A Fano c'è anche la pesca del tonno e del pesce spada? Sì, abbiamo due imbarcazioni che fanno la pesca del tonno e che hanno la quota per il tonno e anche la quota per il pesce spada, quindi sono autorizzate, e adesso in questo periodo hanno smesso di pescare perché c'è anche la pesca delle tonnare fisse e dei pescatori, diciamo, siciliani, ma fra breve, quando quella pesca sarà esaurita perché si era raggiunta la quota, riprenderanno anche qui a Fano la pesca del tonno. E invece come è cambiata la pesca nel nostro mare, anche causato dalle condizioni climatiche, dalle variazioni del clima? Dalle variazioni del clima non è cambiato proprio niente, quello come pesca. L'attività di pesca è cambiata per delle condizioni socio-economiche, soprattutto economiche, perché il costo del carburante è sempre maggiore e le tipologie di pesca con reti trainate evidentemente hanno un forte consumo. E inoltre c'è un problema anche sociale, dove la pesca in genere giorno e notte crea dei problemi sociali che la pesca fatta solo il giorno, fatta per qualche ora al giorno, non crea. Quindi la pesca delle vongole è l'ideale dal punto di vista sociale.